Ciao, siamo qui con Vittorio Navacchia dell'azienda agricola Tremonti di Imola, ma non siamo a Imola. Vittorio, ci hai portato a Petrignone, sopra Forlì. Ci racconti un po' di questa vigna storica di Sangiovese? Sì, vado a parlare in Albania, parlo un po' di Sangiovese. Dopo un salto in Albania la facciamo. Allora, questa è una vigna che rovina nel 68, quindi non venirei né le bugie se raccontassi che è una selezione clonale, perché nel 68 non c'era la selezione clonale, questa è una selezione massale, quindi gli impianti venivano fatti con la selezione manuale delle piante intorno all'azienda. Piante migliori, però è facilmente identificabile come il classico clone di Sangiovese della nostra zona, l'R23, il clone di Vecchiazzano. Siamo adesso proprio in svaiatura, siamo nelle colline forlivesi, tra Faenza e Forlì, siamo nella sottofranna di Oriolo, quindi qui abbiamo terreni ricchi di argilla naturalmente, ma anche di sabbia, con percentuali anche vicino al 20%, e poi scendendo verso il rio anche con presenza di ciottoli piuttosto evidenti. Esposizione a sud, quindi tutte le condizioni per fare quello che per noi è il sangiovese più importante nell'azienda, il tea. Il tea non è che questa è la vigna da cui abbiamo sempre fatto il tea. Nasce perché nel 97, con il consulente di allora Donato Lanati, venendo in vigna proprio quasi a maturità delle uve, assaggiando questa vigna, assaggiando l'acino di questa vigna, disse immediatamente: da qui faremo il vino col nome della tua madre, che era uno degli obiettivi che aveva il mio papà ai tempi, proprio perché la sentì con le caratteristiche organolettiche, con la maturità fenolica delle bucce, completamente diversa da tutte le altre vigne che avevamo. Qui accanto proprio c'era una vigna piantata nello stesso anno, adesso l'abbiamo cambiata, stampata, era pazzesco perché assaggiando le uve così vicine, eppure piantate nello stesso anno, avevano delle caratteristiche completamente diverse. Quindi da sempre che lo facciamo, il tea, che è un sangiovese in purezza, lo facciamo da questa vigna, che è una vigna di 4 ettari, moltissime piante mancano, Sì, ma resistiamo, resistiamo finché possiamo a tenerla su, ed è quindi il nostro piccolo grande clou, perché solo da questa vigna nasce il nostro tea, che è il sangiovese, vuole essere il sangiovese più importante. grazie Vittorio. Ed eccoci, abbiamo fatto un salto nella vigna di Albana, l'altro fiore all'occhiello dell'azienda Tremonti. Cosa ci racconti, Vittorio? Questa è la vigna del Vignarocca, della nostra Albana Secca. Di fronte c'è, se non si vede dalla colina, c'è la rocca di Montefoggiolo, ultimo baluardo sforzesco in terra di Romagna. E questa è una vigna del 2007, quindi ancora abbastanza giovane. Questo è proprio il clone di Bertinoro, il clone classico di Bertinoro. Abbiamo cercato di essere più fedeli possibile nell'Albana di Forlì, nei vigneti di Forlì abbiamo messo il colore di Bertinoro quasi per intero, nell'Albana di Imola invece abbiamo riprodotto la nostra clone di Albana, che è probabilmente riconducibile al colore della Serra, proprio perché siamo di fronte al colore della Serra. Questa è l'Albana che entra per intero nella produzione di Vignarocca, dove facciamo macerazione, ed è una cosa che mi è capitata l'anno scorso proprio al momento della vinificazione, quando l'uva mi arriva a Imola, dove è stata raccolta Forlì Vintry Beans, è una cosa che non mi è mai successo in altre uve, che proprio mentre scaricavamo l'uva dentro la vasca di raccolta, prima di iniziare la macerazione vera e propria, si era creato, proprio perché andavo a cogliere l'uva molto matura, un leggero sugo già in fondo al beans, sugo d'uva, quindi mosto d'uva. E scaricandolo ho sentito proprio questo profumo di albicocca, questo profumo di buccia di pesca, quelle proprio con la polpa bianca, che dopo ho ritrovato nella mia bottiglia di Vignarocca, dopo la macerazione, quindi dopo il contatto con le bucce. Quindi, e non è così facile, nella mia esperienza, nelle nostre uve, sentire fin nelle primissime fasi di vinificazione, quando ancora
mosto, e quando quindi le componenti aromatiche sono zavorate dagli zuccheri, sentire questo naso di frutta gialla. Questa è la potenza dell'Albana. È la potenza dell'Albana, e mi viene anche da dire che, ecco, qualcosa in questo senso il territorio c'entra anche. Questa argilla così, un pochino più rossa, un pochino più evoluta rispetto a quella che abbiamo a Imola, questa sabbia che comunque scioglie i terreni stessi, ecco, questo secondo me vuol dire territorio, cioè sentire subito, fin dalle primissime fasi, questi profumi che, se dopo uno è bravo, li trova dentro al bicchiere dell'Albana, e così tanto esprime a livello di Albana. Quanto gli fai di macerazione? Sul Vigna Rocca sono diverse vasche, perché la vigna è abbastanza grande, sono quasi 2 ettari e mezzo, comunque mai meno di 15-17 giorni di macerazione. Macerazione molto dolce, dove in realtà la movimentazione delle bucce è minima, di pochi minuti alla mattina, pochi minuti alla sera. Una macerazione meno selvaggia rispetto a quella che facciamo con la Vita Albinanfora. Anche la stessa temperatura di fermentazione è controllata, cosa che non lo è nella Vitalba, quindi è una macerazione un po' più tecnologica, un po' più tecnica, senza che questo debba scandalizzare. Assolutamente. Però, dove come giusto che sia, perché il mio lavoro, come tu sai, Paride, è durissimo, mi tocca assaggiare continuamente, perché la gestione della macerazione in un bianco nasce proprio dall'assaggio, e si vede. Beh, il male è comune, perché anche noi in questa fase di assaggi non ce ne facciamo mancare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io vado sempre nell'Albana, spesso nell'Albana. No, noi svariamo tra Albana, Sangiovesi, immagino. Trebbiani.